Stefano D'Agostino, 33 anni, proviene da Piacenza. Il caldo asfissiante non ha fatto decollare il match amichevole della Nocerina contro la Puttolana dell'ex Sasamarra. Allo stadio San Francesco però il momento hot è stato quello della presentazione di staff tecnico e squadra al termine della sfida. Tribuna piena zeppa che ha applaudito a più non posso i nuovi rossoneri e quelli rimasti rispetto alla scorsa stagione. C'è grande attesa per le prime gare ufficiali, a cominciare da quella di Coppa di domenica prossima col Costa d'Amalfi, che ha vinto di misura ad Angri per 1-0. E mentre hanno lasciato il club i giovani Geremica e Mannina, si aprono possibilità per altri affari di mercato. Il direttore Deboli è al lavoro già da tempo. Ma torniamo all'entusiasmo crescente del pubblico, all'affetto incondizionato verso i giocatori, ai quali i tifosi quest'anno chiedono una sola cosa: vincere. Cominciato l'allenamento congiunto tra Nocerino e Puttolana, adesso poi ancora su Patalino, c'era fallo, cross al centro per Ferrari che prova a svettare, fuori gioco, poi attenzione perché Sess... A cominciare da quella di Coppa di domenica prossima col Costa d'Amalfi, che ha vinto di misura ad Angri per 1-0. E mentre hanno lasciato il club i giovani Geremica e Mannina, si aprono possibilità per altri affari di mercato. Il direttore Deboli è al lavoro già da tempo. Ma torniamo all'entusiasmo crescente del pubblico, all'affetto incondizionato verso i giocatori, ai quali i tifosi quest'anno chiedono una sola cosa: vincere. Cominciata